avevo l'idea che un tribunale decidesse per me il destino dei miei amanti. E va bene. Se doveva essere una questione legale, io volevo il divorzio. Non avete idea, le complicazioni, la burocrazia per togliere il doppio cognome. Ho dovuto far intervenire il Papa in persona. Pio VI, certo. Sapevo che era un uomo andratile, che le preghiere di una donna, seppur di rango, non avrebbero mai aperto breccia nel suo cuore. Ma certo, egli, da ecclesiastico a modo, avrebbe penetrato le ragioni intime di un giovane ambasciatore che immantinente spedito a Roma. E tuttavia la precarietà del nubilato non faceva per me. Mi stavo avvicinando alla vecchiaia. 34 anni compiuti. Avrei dovuto sposarmi al più presto. Tanto valeva levarsi un capriccio. Nemmeno gli cresceva la barba. Ignano le cose d'amore. A questa sacerdotessa di Venere ho consacrato le primizie della mia gioventù. Il mistero apriva e chiudeva le cortine del suo letto. Era amante per 5 giorni, ma amica per tutta la vita. Come sempre gli uomini esagerano, 5 giorni, una notte spia. E in quanto l'amicizia venne forse il piccolo foscolo, ci credeva quando scrisse queste righe. Ella stava ignuda sopra il letto. Finzione letteraria. Appoggiava il muto sui guanciali e la testa alla palma della mano. Io le giacevo vicino ancora nell'arte e appena uscito dagli arcani dove la dea mi aveva iniziato, mi accarezzava scherzando. E io alzava di tratto in tratto la testa e la baciava, quasi per ringraziarla, levando dalle sue labbra i respiri per i quali ella rinveniva a poco dalla sua voluttuosa agonia. Ragazzina, io non rinvenivo affatto. Il desiderio intanto calmato ma non estinto mi porgeva il nettare del piacere e io assaporavo a piccoli sorsi la sua bocca, umida e socchiusa. Santo cielo! La fisionomia appassionata, gli occhi più azzurri che mai in tanti in un cuore voluttuoso. Beh, è la descrizione non adeguata. Impallidite e rocciadose di sudore, le chiome sparse in onde dorate sui braccia, sulle scritto sul mezzo. Le pompe lievemente sommosse dai palpiti del cuore. Pornografo! Il poeta dei sepolcri, l'estensore delle grazie, un adolescente in fregola.